Allora, io devo ringraziare la Sostos per l'attenzione che ha dato a questo lavoro di Giovanni Vieri e ringrazio in particolare anche Paola perché l'ha apprezzato, gliel'avevamo proposto, l'ha apprezzato e quindi ha dato l'opportunità di farlo conoscere. Io dirò alcune cose che riguardano proprio l'esperienza, diciamo, di conoscenza di Giovanni Vieri. Allora, anzitutto devo dire che Giovanni Vieri non ha scritto il libro, ecco, e mi spiego. Questo libro è il resoconto di una tensione interiore, l'ha chiamata lui, che l'ha accompagnato in tutto il suo percorso professionale. Perché l'interesse di Giovanni Vieri, diciamo, è soprattutto di tipo pratico. Lui era interessato alla pratica professionale dell'assistente sociale. E per approfondire tutti gli elementi che reggono la pratica professionale, lui ha studiato moltissimo, era uno studioso formidabile, per cui leggeva di tutto ed era interessato a vari aspetti del sapere, insomma, aveva una biblioteca fornitissima a casa sua, no? Per la passione che aveva di approfondire, di studiare, di cogliere, di conoscere la realtà. Però dopo, di fatto, lui è stato un operatore interessato alla pratica professionale e credo che le cose che lo hanno mobilitato di più sono soprattutto queste. Anzitutto vedere che il servizio sociale, pur avendo una carica storica, di pensiero, innovativa, molto forte, viveva una situazione di, posso dire, di depressione, vedeva i colleghi che erano sempre scontenti, vedeva così questo diffuso senso di operare ma di non essere efficaci nel lavoro. E quindi, diciamo, su queste premesse lui ha cercato di approfondire tutta la realtà della operativa che si trovava davanti. Ha avuto esperienze lavorative abbastanza differenziate perché è partito da un lavoro, credo di tanti anni, adesso non sono in grado di dire precisamente quanti, presso le Naoli, quindi con famiglie, diciamo, dove c'era il problema degli orfani e delle situazioni difficili. Lui stesso aveva vissuto una situazione di quel tipo perché aveva perso il padre in guerra, insomma, no? E poi aveva diretto un focolare per i minori per conto del Ministero di Grazia e Giustizia e quindi, diciamo, poi aveva operato, ma sempre ancora presso le Naoli per lunghissimo tempo e poi presso la regione Friuli Venezia Giulia. Quindi in un'area soprattutto di pianificazione, di lavori anche sociali in senso lato. E parallelamente a questa esperienza, diciamo a questo lavoro, lui ha fatto il consulente, assistente sociale consulente, quasi sempre come volontariato, presso il consultorio familiare Friuli di Udine, che era un consultorio nato ancora prima dei consultori pubblici, diciamo, dove operavano ovviamente anche altri operatori, medici, psicologi. Allora, in questa realtà operativa lui ha vissuto, diciamo, un po' la situazione in cui il servizio sociale era considerato, l'operatore sociale era considerato di livello un po' più basso delle altre professioni. Mentre nella sua riflessione riusciva a capire che il tipo di approccio che l'assistente sociale ha quando
affronta un problema o una situazione può essere molto più produttiva e anche molto più efficace, diciamo, di altre professioni che magari hanno una base teorica molto più definita, ma che inquadrano le situazioni in maniera dogmatica, quando la realtà delle persone non è mai di questo tipo. E quindi, diciamo, lui ha cominciato così a capire che la possibilità di intervento dell'assistente sociale era differenziata dagli altri operatori, ma aveva anche qualche marcia in più, insomma. Permetteva di cogliere l'intreccio che sta nelle situazioni umane. E quindi lui, diciamo, adesso faccio una mia interpretazione per l'amicizia e per la collaborazione che abbiamo avuto con lui, no? In questa riflessione raccolta poi in questo libro, no? Lui ha messo insieme gli studi che aveva fatto, l'interesse per la pratica professionale e poi anche tutte le riflessioni sulle sue vicende esistenziali che sono state, diciamo, varie, felici, ma contrassegnate.